La tecnica del come peggiorare è una tecnica che ho visto e sentito utilizzare molto nelle terapie brevi. Se non sbaglio, ne ho letto una sua prima versione in Change, le tattiche del cambiamento di Fish e colleghi, però sono sicuro di averne sentito largamente parlare con questo nome da Giorgio Nardone, che la utilizza spesso nella sua terapia breve strategica. È una tecnica estremamente semplice, penso che stia proprio qui la sua potenza. In pratica si chiede alla persona di pensare a quali sarebbero quelle cose che facendole, mettendole in atto, peggiorerebbero la sua situazione. E gli si chiede di pensarci con una certa costanza, per esempio 5 minuti al giorno, tutti i giorni, ovviamente senza mettere in atto quelle cose. Nell'ambito della terapia strategica, un obiettivo di questa tecnica è quello di portare alla consapevolezza delle persone le loro tentate soluzioni disfunzionali, cioè tutte quelle cose che facendole mantengono il problema in vita o addirittura lo complicano di più. Potremmo dire che così si vanno a creare tre effetti, o almeno uno di essi. Prima di tutto, la persona si può rendere conto delle cose che deve evitare di fare per complicare il problema o per mantenerlo in vita. In secondo luogo, può rendersi conto delle cose che sta già facendo, che mantengono il problema e che lo tengono in vita o che rischiano di esacerbarlo, e così le può essere più facile smettere di farle. E in terzo luogo, per una sorta di effetto paradossale, le possono in realtà venire in mente tutte quelle cose che la aiuterebbero a sbloccare il problema o che comunque la farebbero stare meglio. Potrebbe essere quasi una tecnica base, una tecnica passepartout o skeleton key, come le chiamava Steve Chaser, cioè delle tecniche che puoi dare praticamente a quasi a chiunque, in qualunque situazione, per qualunque problema, e già capaci di creare degli importanti cambiamenti. Tutto questo ovviamente posto che dobbiamo sempre ricordare che la differenza la fa la persona, non la tecnica, quindi dovremmo evitare di forzare qualcuno a fare qualcosa che non fa per lui, che non riesce a fare o che le è difficile da fare. Benché nel mio modo attuale di fare terapia breve io abbia ridotto moltissimo l'utilizzo di tecniche e interventi tra una seduta e l'altra, perché trovo gli altri modi estremamente più efficaci per iniziare a rendere la terapia più breve e più efficiente, devo dire che la tecnica del come peggiorare è una di quelle che più preferisco per via della sua semplicità e della sua malleabilità. Infatti, dall'altro punto è molto semplice da utilizzare anche per la persona, dall'altro lato la puoi utilizzare praticamente in qualunque situazione, e dall'altro lato ancora è la persona stessa a identificare le cose che non vanno, non gliele dice qualcun altro. E a proposito della sua malleabilità, questa è una cosa che mi piace molto perché, per esempio, puoi chiedere alla persona di, tra una seduta e l'altra, a pensare a tutte le cose che appunto potrebbero peggiorare la situazione, le cose che potrebbe fare che peggiorerebbero la sua situazione. Oppure durante la seduta stessa puoi metterti con lei a farti elencare le cose che manterrebbero il suo problema in vita. O ancora la puoi utilizzare chiedendole come potrebbe peggiorare uno specifico problema o una specifica situazione, o come potrebbe peggiorare in generale, o ancora le puoi chiedere di fare una lista scritta e poi la sera ricontrollarla e mettere un check di fronte alle cose che effettivamente le è capitato di fare per peggiorare. Sicuramente, come detto, la cosa che apprezzo di più è il fatto che metti la persona al centro, che è lei a essere in primo piano, e tutte le volte che tu rendi la persona attiva nel processo di cambiamento è meglio perché è lei che riesce da un lato a imparare tutte le cose che può fare per uscire dal suo problema e dall'altro a imparare a evitare come peggiorare.